Il Teramo torna a mani vuote dall'ultima trasferta dell'anno. Al Mapei Stadium vince la Reggiana 2-1, ma il risultato non inganni, perché i biancorossi, nonostante un avvio incoraggiante condito anche da qualche buona occasione per sbloccare il risultato, per larga parte del match subiscono gli assalti della formazione di Eberini. Asta conferma la coppia veloce Bacio Terracino-Tulli, ma a pagare all'inizio e soprattutto l'atteggiamento della formazione biancorossa, che dopo la testata alta di Ilaria all'11esimo sfiora la rete del vantaggio al quarto d'ora. Tulli trova il corridoio per Bacio Terracino, che supera in velocità Crocchianti, ma l'angolo di tiro è troppo piccolo per poter impensierire l'ex Narduzzo. Al 18esimo ancora Narduzzo, costretto ad alzare la conclusione liftata di Tulli, ma da questo momento in poi sale in cattedra la squadra di casa. L'ex pescarese Bovo a metà tempo è protagonista di una discesa con la conclusione che non crea chissà quali problemi a Calore, ma l'inerzia è cambiata. Dal corner Ghiringhelli si fa trovare pronto per il diagonale, decisamente più insidioso. Poi qualche minuto di studio prima della fiammata decisiva dei granate emiliani. Al 42esimo Panizzi scodella un pallone che non sembra irresistibile per la difesa del Teramo. Cianci però anticipa Sales e arma la girata aerea di Altinier, che prende posizione su Speranza di Mestiere e gira alle spalle di Calore la rete del vantaggio reggiano. Probabilmente esagerato rispetto a quello che si era visto fino a quel momento, ma ci penserà la ripresa a giustificare il cambio di risultato. Nel frattempo, prima della pausa, il Diavolo avrebbe comunque l'occasione per raddrizzare la partita, ma il mancino di Tulli passa non molto lontano rispetto al palo sinistro di Narduzzo. Dagli spogliatoi però esce solamente la Reggiana, il Teramo scompare al 51esimo, Carlini inizia e va a concludere l'azione rifinita ancora da Panizzi, col traversone che trova la mezzala sul primo palo, pronto ad anticipare tutti, Calore compreso, e depositare in rete il pallone del raddoppio. A questo punto quello della Reggiana diventa un vero e proprio tiro al bersaglio. Il Diavolo è all'angolo, ci provano tutti, e nel giro di pochi minuti il sinistro di Cesarini al 55esimo finisce a lato, mentre quello che prova 60 secondi più tardi, dopo un regalo di Graziano in area a Carlini, trova la risposta di Calore, costretto ai super straordinari. A cercare gloria ci prova anche Ghiringhelli con la sventola che sfiora l'incrocio dei pali. Asta inserisce Barbuti per un 4-3 che non dà alcun beneficio, anzi è Bovo a fallire l'occasione più clamorosa al 62esimo, con la difesa del Teramo che gioca alle statuine e con il centrocampista che appoggia mollemente tra le braccia di Calore. L'assedio continua e sul Diavolo grandinano palle gol. Spanò al 75esimo gira sul primo palo di testa un pallone deviato provvidenzialmente in corner, mentre al minuto 85 Cesarini manda al bar Sales, ma non è cinico al momento di concludere a rete. Eppure il Teramo ha un sussulto d'orgoglio al minuto 86, quando Bacio Terracino, l'ultimo ad arrendersi insieme a Tulli, inventa dal nulla la rete che dimezza lo svantaggio, ma non cambia le sorti di un match che si conclude sul 2-1 per la Reggiana, che continua la serie di risultati utili. Per il Teramo il girone d'andata invece, seppur monco, termina con 18 punti, decisamente troppo poco.